Siamo in un cortile di Brera, dove un pittore ha aperto un salotto aperto a tutti quei giovani talenti che si vogliono far conoscere in città. Padri, gioielli, canzoni, libri. Qui ogni mese c'è una sorpresa. Sono stati così in questo clubino insolito che sta facendo parlare Brera. Due musicisti si stanno già preparando per la loro performance, attendendo la madrina dell'evento. Ma chi sarà il padrone di casa, anzi, il padrone del salotto? Lo cerchiamo prima che inizi il piccolo spettacolo. Oh, singolare, molto bella. Che cos'è? Ce la vuoi spiegare? Questo qui è un luogo di aggregazione per tutti gli artisti che in qualche modo vogliono mostrare la propria arte al grande pubblico di Brera, che ormai è il quartiere più famoso dell'arte contemporanea a livello europeo e internazionale. E qui si sono esibiti artisti come pittori, musicisti, scrittori, performer e altro ancora. È uno spazio che diciamo abbiamo creato per far sì che non ci siano solamente i grandi nomi, ecco, per esporre in Brera, ma ci siano anche artisti che col cuore riescono ad emozionare il grande pubblico. Quindi è una specie di palco sia per gli emergenti sia anche per artisti abbastanza affermati. Assolutamente, un palcoscenico teatrale dove si alternano mensilmente, quotidianamente, artisti in grado di proporre delle opere astrattiste, surrealiste, iperrealiste e sculture che abbiano un forte impatto emozionale con chi verrà a visitare appunto la mostra. Ecco, ma è aperto tutte le sere? Allora, è aperto tutti i giorni, esclusi lunedì, dalle 16 alle 19, dal martedì a domenica. Ecco, quindi questo mese il menù quale sarà? Questo mese abbiamo l'inaugurazione di questa mostra che si intitola Le luci della vita. La special guest, madrina d'onore, è la modella e attrice internazionale Denny Mendez. 22 artisti in esposizione, musica internazionale con Luciano D'Addedda, che è vincitore delle ultime lettere di Jacopo Ortis della colonna sonora, e tantissime altre sorprese. Questo è un evento mensile che si inaugura oggi, 21 settembre, e finirà l'11 di ottobre. Quindi vi aspettiamo per visitare questa mostra da sapore, potremmo dire, contemporaneo di altissimo livello. Potremmo dire che è un salotto. È un salotto letterario, culturale degli anni 2000. Assolutamente, l'obiettivo era quello, riprendere il concetto di salotto letterario culturale dove gli artisti si riunivano in Brera per chiacchierare di arte, aggiornato ai tempi nostri con questa struttura che è una bomboniera al centro appunto del grande quartiere di Brera. Ovviamente non si paga. Assolutamente, diciamo che gli artisti hanno voglia di fare arte e nel contesto dove diciamo, il mercato dell'arte è un mercato ambizioso e naturalmente molto caro a livello internazionale, questa sede è fatta proprio per dare la possibilità agli artisti di mostrare le proprie opere col cuore qui in questa sede. Quindi vi aspettiamo per tantissimi eventi. Col cuore, col grazie, cuore. Col cuore sempre, grazie di cuore. Sì, cuore. Eccoci, ciao! Milano Posto, Milano Posto, bene. Che bello essere qui di nuovo in questo ormai casa, diciamo, con Alfonso e tutti i giovani talenti che ogni volta hanno la possibilità di poter mettere la loro creatività, le loro creazioni in tutte le sue forme, e ogni tematica è bella, ogni volta è diversa, quindi poter essere madrina e soprattutto sostenere questi ragazzi, donne, insomma, di vario genere, diverse tematiche, è sempre molto molto stimolante. Va bene, allora aspettiamo la madrina. Assolutamente, tra poco la madrina. Tra poco. Grazie mille, grazie a voi. Ciao. Grazie a tutti per essere qui, ma prima di poter approfondire meglio il contesto pittorico, artistico e parlare anche di questa mostra Luce della Vita con una parte di analisi umana e di esperienze umane vissute che a breve ascolteremo
e naturalmente poi anche l'intervento di Danny, che è qui con noi, grazie di cuore. Volevo innanzitutto, ecco, un applauso facciamo a Danny, che è qui, grazie di cuore. Inizierei innanzitutto a presentare due strepitosi artisti. Per la prima volta li ho qui insieme, anche perché uno abita in zona, l'altro viene direttamente da Las Vegas. E allora, famosissimi entrambi nelle loro zone, ecco, di appartenenza, Luciano D'Addetto, un applauso a Luciano, che ormai conosciamo tutti perché Luciano ha suonato, no? Qui per tantissimi eventi. Sì. Luciano ultimamente, l'anno scorso, è stato vincitore, ha scritto la colonna sonora delle ultime lettere di Jacopo Ortis, vincitrice come colonna sonora al Festival del Cielo di Venezia. E quest'anno, Luciano, vuoi dirlo tu, visto che da poco hai... E da questo che hai preparato dei pezzi particolari, vai. Allora, magari in un secondo momento vi farò sentire un pezzetto di colonna sonora, però io vorrei fare una dedica, siccome ho scritto questo pezzo che si chiama Lungo Amor, lo voglio dedicare alla Dedi. Secondo me questo Sud America, cioè, è una terra che io amo per vari motivi, e quindi mi sono ispirato, diciamo, al sorriso, alla bellezza del Sud America, con questa melodia, perché diciamo che la melodia sudamericana è un po' particolare, no? Perché è un po' triste, ma in un contesto allegro, cioè è un po' una mescolanza interessante, io la vedo così. Però l'ho dedicata a questa bellezza, questo sorriso, questo alma, corazon latino, che è unico, secondo me. E adesso vi faccio sentire. Aspetta, scusate che in diretta purtroppo si fa un diretto. Un classico delle voci. Thank you.
quindi ti faccio in bocca al lupo che questo cammino possa renderti, poi se vorrai Sanremo successivamente, però intanto credo che il mondo della colonna sonora ha degli aspetti molto, secondo me, varianti, molto eleganti, sicuramente. Oh, poi magari ti vedo dove passeremo tra qualche anno, magari in duetto con, che ne so, guarderà per te qualcuno, cioè ti vedo, no, ci vedo a fare una musica totalmente. Per essere grandi non bisogna andare per forza. E questo è anche vero, bravo. Loro sono già grandi. Brava. Per cui... E infatti Danny ci deve dire una cosa importante per chiudere il discorso musica. Io li invito sempre musicisti, in questo caso Luciano tantissime volte, ma ho invitato anche altri musicisti, proprio perché mi piace che loro abbiano la possibilità di suonare, come dicevo, di esibirsi e di far sentire la loro musica, le loro creazioni strepitose anche in Brera, che naturalmente è più orientata verso la pittura, la scultura, lo sappiamo, per storia, però anche la musica in questo caso. Ma Danny, visto che sei qua, approfittiamo, diciamolo al grande pubblico. Che cosa? Cioè, no, nel senso, tu ti fai i complimenti in questi giorni, io sai che ci seguiamo sempre su Instagram, non riesco più a mettere like perché veramente fai 3000 cose, metto sempre le like con immenso piacere, però voglio dirti che progetti importanti. Stai facendo tantissime cose. Il progetto primo che mi voglio vedere ogni esposizione, guarda, perché sono appena arrivata, okay. Quindi me le voglio approfondire assolutamente, perché sì. Sentire la testimonianza da chi... Da chi li ha fatti è diverso che vederli, e quindi ci terrei molto. Sì. E che dire, no, io proseguo a parte non sono influencer, quindi se è andato su Instagram, questo è tutto, dice lui, ma sono, diciamo, sono social fino a un certo punto, no. A breve, a fine mese, mi uscirà questa fiction su Canale 5, una storia di una famiglia per bene, con Giuseppe Zeno, Simona Cavallari, tratto da un libro reale, Rosa Ventrella, e quindi c'è stata fatta la prima serie, adesso andrà la seconda serie e io sono una delle new entry e sono molto contenta di questo traguardo, perché non è facile al giorno d'oggi, ecco, trovare e prendersi dei ruoli, quindi mi è stata data la possibilità, me lo sono preso e spero che anche voi, quando avrete la possibilità e non starete a dipingere nella notte, ma avrete un po' di tempo per guardarla. E poi sto girando un'altra fiction per Canale 5, Maria Corleone 2, un'altra serie che è andata molto bene, quindi il 2 adesso mi sta portando bene, quindi non so se credete nella numerologia, però per me in questo momento, ecco, è importante. E poi sono mamma, e quindi questa è secondo me la cosa che mi impegna anche parecchio. E vengo spesso a Milano a trovare il mio amico Alfonso, che è veramente una fonte di creatività, dei suoi inviti, delle sue... ci sentiamo tutto l'anno, ecco, io non amo le cose copia e incolla generalmente, cerco di tenere sempre i rapporti con le persone, quindi oltre ci sentiamo durante... andiamo a mangiare la pizza, no, cioè, siamo durante... ci non raccontiamo tutto, no, però. No, però diciamo che la nostra è una bella amicizia fatta, lo sai, come ho detto, di quindi, rispetto, di stima, sì, e sono... Non devo dire altro perché penso di aver parlato già tanto, quindi preferisco che parlino loro. Grazie ancora per l'invito. Grazie. In questo progetto di rinascita del mondo dell'arte, dove in Brera, purtroppo, ahimè, lo vediamo, nascono degli sempre nuovi locali, nuovi pub, ristoranti, ben vengano sicuramente per la movita che Brera storicamente è anche questo, no? Aggregazione, multicultura. Però l'importante era quello, l'obiettivo di creare una sede espositiva che riuscisse ad abbracciare pittura, scultura, musica, letteratura. Abbiamo avuto qui ospiti tantissime scrittrici importanti, tra tutti Candida Livatino, abbiamo avuto performer, sono riuscito in qualche modo ad avere una grande famiglia di artisti dentro. Cioè, noi ci sentiamo spesso con gli artisti, mi mandano i messaggini per vedere se il quadro sta andando bene, il work in progress procede bene, perché la figura del direttore artistico non è solamente quella di prendere i quadri e appenderli, tutti siamo capaci di questo. No, io la intendo come una figura di supporto nella creazione delle opere. Infatti, molti di voi, non ho nessun problema a rispondergli anche in tarda serata, per dare dei consigli nel mio piccolo, visto che io sono un artista, per creare delle opere
diciamo, emozionali e super gradevoli all'occhio umano. Quindi grazie a tutti gli artisti per essere qui. Per quanto riguarda poi Delli, molti mi conoscono, altri in fondo mi sono appena aggregati. Chi sono? Mi chiamo Alfonso Restivo, sono un artista, anche io, oltre che direttore artistico, e soprattutto qualche anno fa ho fatto una scelta, che nell'arte devi fare delle scelte, devi rischiare. E allora mi sono detto, faccio mostre in Italia, all'estero, come è giusto che sia, infatti dovete farle perché vi arricchiscono, oppure faccio qualcosa, creo uno stile che possa in qualche modo farmi ricordare, chissà, un giorno da qualcuno. Perché non è facile farsi ricordare, Danny, sia nel mondo dell'arte, del cinema, della musica. Per farmi ricordare devo creare per forza una cosa innovativa. E allora, un bel giorno, ve la chiudo in un minuto, un bel giorno mi resi conto che la mia passione per il mondo del calcio, perché essendo juventino, qualcuno potrà dire che Juventino sei sfortunato, beh. Però essendo Juventino mi sono detto perché non aver fatto da tanti anni ritratti figurativo, mi sono detto perché non ritrarre il mio capitano dell'epoca, che era Giorgio Chiellini. E allora a quel punto, da profano, non conoscevo il mondo del calcio, ero come voi, li guardavo in televisione i calciatori, mando un'email semplicissima alla Juve dove avevo scritto: ho un omaggio per il capitano Giorgio Chiellini. Ma sicuramente pensavo, me la cestineranno, oppure mi risponderanno: grazie, gentile artista. Forse ho fatto un copia incolla questo, no? Grazie, gentile artista, per il pensiero, ma il capitano non ne vuole sapere. E invece no, dopo tante settimane, circa un mese, mi risponde la Juve e mi dice di incontrare Chiellini, perché Chiellini voleva appunto il mio ritratto. Perciò parto da Busto Arsizio, dove abito, sino a Vinovo, la vecchia sede della Juve. Entro lì, non c'era il Covid, ve la faccio veloce. Entra Chiellini in questa bellissima sala della Juve, gli do il quadro, foto e video. Dopodiché poi torno a casa e, ci credi Danny, mi sono sentito incompiuto. Ho detto: ma ok, ho fatto un grande passo, ho incontrato il capitano della Juve, difensore mondiale, della nazionale. Ma cosa faccio adesso? Proseguo oppure mi fermo qui? Ho la mia bellissima foto, il mio bellissimo video, i complimenti degli amici, mi poteva anche bastare. L'obiettivo l'avevo raggiunto. Mi sono detto: no, facciamo una cosa. Siccome mi è andata bene, tu parlavi del 2, no? Ecco, non so che giorno fosse, però dico, ho detto: ma perché? Non c'è 2 senza 3, non c'è 1 senza 2, andiamo avanti. E faccio un copia incolla delle mail e la mando a tutte le squadre più forti della Serie A, cambiando giustamente il capitano. E quindi c'era Immobile, Lorenzo Insigne. Vi sembrerà strano, magari è fortuna, o magari, che ne so, qualcuno, ecco, mi ha benedetto dall'alto. Mi rispondono tutte le squadre di Serie A e incomincio praticamente a girare l'Italia a consegnare quadri a Lorenzo Insigne, a Napoli, a Ciro Immobile, alla Lazio e altri ancora, a Teo Hernandez al Milan, Lautaro Martinez a Milano. Comunque li incontro tutti i top player italiani. Dopodiché mi sono detto: adesso faccio una ricerca su internet, se non c'è nessuno a livello internazionale che quello che sto facendo io l'ha fatto mai, faccio l'unplay. Faccio una ricerca e c'era solamente uno che purtroppo adesso è morto, non l'ho ucciso io, però è morto perché era in America e aveva ritratto i grandi americani, Reagan, Marilyn Monroe, quindi comunque è un grande artista, ma non c'era più, era scomparso. E a quel punto mi sono detto: devo prendere le sue redini. E allora mi sono lanciato nel mondo dello spettacolo. Danny è stata una delle mie muse, no? Perché ti ho ritratto anche sua figlia, super emozione, bellissima, grazie. E Diletta Leotta, Nina Moric, Barbara D'Urso, tutti i calciatori della Serie A, Gigi D'Alessio, Franco Ricciardi, Jenny Savastano, il boss di Gomorra. E mi sono detto: ma adesso cosa faccio? Vado avanti per chiuderla. Politica, Giuseppe Conte, Giorgia Meloni, Tajani, Salvini e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che mi ha ringraziato con una lettera firmata da lui, mi vuole vedere fine anno, andrò, spero, al Quirinale a incontrarlo
E quindi totale 134 personaggi dello spettacolo in soli 6 anni di attività. Quindi questo è perché, lo racconto perché nella vita avete un obiettivo, volete diventare, tra virgolette, volete rimanere nella mente di qualcuno, dovete produrre, dovete fare mostre, dovete ideare cose innovative. Lo so che è difficile nel mondo dell'arte, però come ci sono riuscito io, come diceva la Borani di Toto Schillaci, che salutiamo, grazie Toto, un applauso a Toto Schillaci, che si chiama come me, lui grandissimo Toto di Palermo, diceva questo Toto, se ci sono riuscito io, tutti voi potete riuscirci. Quindi in bocca al lupo che vi faccio è questo, cercate sempre di fissare un obiettivo e raggiungerlo, perché ne vale veramente la pena. Grazie a voi, grazie a voi. Io per esempio, nessuno credeva che io potessi diventare Miss Italia, quindi più così, ho rotto un po' le regole, gli schemi. Quindi il fatto proprio di rompere gli schemi, di poter anche ad oggi, come ho detto, no, nel mondo dello spettacolo, no, l'età delle donne viene sempre, no, ormai sembra che a una certa età poi non si lavori in più, invece bisogna continuare, come ho detto prima, no, i ruoli, la perseveranza, la determinazione. E anche un po' di sederino, si può dire? Sì, ma certo, ci vuole fortuna, certo, quella non guasta, quindi assolutamente, quindi sono concordo. Sacrifici con te, però ci siamo riusciti. E quella cosa che ovviamente uno cerca nel proprio piccolo di poter emanare ovviamente agli altri. Certo. Ognuno ha il suo percorso, chi arriva prima, ecco, io sono dal percorso gavetta lentamente, formichina, piano, esatto. E devo dire la verità che fino adesso ho trovato delle belle soddisfazioni, anche incontrare, ecco, grazie, tutti voi, ma grazie, anche grazie, te come essere umano, grazie, non solo lavorativamente, perché la cosa che ci arricchisce sono le persone che si trovano non necessariamente nel sistema lavorativo, quindi grazie. Grazie a voi, grazie a te. Grazie. Adesso chiamiamo qui per un racconto, l'ho promesso. Io oggi ho portato qui una persona eccezionale, no, perché è un amico. Posso fare una cosa? Certo, troppo, salutiamo, vai. Scusate, un momento, perché sono venute i miei amici da Los Angeles, New York. Ci vuole entrare, Anton, Nicola, è una amica dai tempi di Miss Italia, Chiara. Chiara, vieni, loro vi conoscono. Venite, entrate, mettetevi qui, accomodate. Venite, e che bello. Nicola, lui, se volete sapere qualcosa della Mendez, mio amico d'infanzia.